Ciao Sergio, ciao followers, questo è Skyer Planet e vi giuro che mi sto organizzando con una fotocamera digitale per farvi vedere anche la mia bella faccia di. Allora, ieri sono tornato a casa tardi e mi sono ricordato che in sti giorni è disponibile la open beta di For Honor, questo nuovissimo hack and slash della dolcissima Ubisoft che non mi ha invitato alla cross beta di Ghost Recon, maledetti! Disponibile da San Valentino per PS4, Xbox One e PC. Associato al fatto che non riuscivo a prendere sonno, ho detto: perché non provarlo? Ed ecco voi una primissima impressione. Graficamente non è male, i paesaggi sono molto curati, così come i modelli poligonali dei personaggi, gli stili di combattimento e il suono delle armi che cozzano. Il framerate è a 30 fps, ma essendo For Honor una cosa ben peggiore di un titolo Ubisoft, ovvero un titolo Ubisoft multigiocatore online, soffrirà sicuramente di bruttissimi cali nel framerate. Nel caso, Skyer Planet vi sconsiglia vivamente di scagliare il controller contro lo schermo, piuttosto parlatene con noi. Noi vi ascoltiamo. Gameplay, gameplay, bella gattaccia da pelare. È piuttosto particolare e binario. In che senso? Scendiamo in campo con uno dei generali della fazione che abbiamo scelto fra le tre disponibili, quali cavalieri, vichinghi e samurai. Partiamo alla conquista degli avamposti nella mappa, facendoci spazio tra soldati e semplici nemici che diventano ragù al primo giro di lama in pieno stile Musou. Nel frattempo, incontriamo anche i generali della fazione opposta, e qui si risolve il sistema di gioco. Gli attacchi potranno essere condotti da tre direzioni: da sinistra, da destra e dall'alto. E con la levetta destra dovremo impostare la guardia in previsione dell'attacco nemico, cercando altresì di colpirlo dove sarà scoperto. Tutto ciò durante l'assedio e l'infuriare della battaglia, quindi non saranno estranee situazioni quali 2 contro 1, ma ricordatevi sempre che Skyer Planet può davvero starvi vicini in uno sconforto. È disponibile anche una modalità scontro rapido 1 contro 1 al meglio dei 5 incontri, ecco quella sembra carina. Il sistema di combattimento, e il gioco in generale, è particolare e sofisticato, e di primo acchito potrebbe piacere o non piacere. Nella seconda delle ipotesi, il giocatore potrebbe spegnere tutto e vendere il gioco. Per tutti gli altri, Skyer Planet vi ricorda che il 14 febbraio è vicino. Ricordatevi di chi vi ama. Fategli o fatele un bel regalo. Sorprendetela, lo. E forse nel weekend vi fa giocare. Questa non era proprio una recensione, in quanto non ho messo le mani ancora sul gioco completo, ma più una prima idea su For Honor. Ringrazio tutti come sempre e quando troverò un saluto originale e sbidiguta come se fosse Antania anche per lei, ci sentiamo per vie telematiche, ma non troppo. In che senso?